Buonasera e benvenuti a Bomba Libera Tutti! Prima domanda, rullo di tamburi. Che cosa provate per la scuola? A. Amore incondizionato e spassionato. B. Indifferenza. C. Desiderio nascosto, ma neanche troppo, di dar fuoco a tutte le scuole che incontrate. Bene, alzate le carte. A, B o C? Maggioranza di risposte A. Profilo Pitagora. Maggioranza di risposte B, profilo Socrate. Facciamo entrare le due squadre. Ancora le due squadre non sanno su quale personaggio dovranno confrontarsi. Su questa ruota ci sono tre nomi di personaggi molto celebri della cultura open. Prima sfida, urlalo al mondo. Seconda sfida, non arrenderti mai. Terza sfida, la goccia nel mare. C'è questo comune in Italia che si chiama Legnaro. Scommetto che nessuno di voi l'ha neanche mai sentito nominare. Legnaro è in provincia di Padova e ha 9.186 abitanti. Praticamente una strada di Milano. Roba che neanche lo trovi sulle cartine geografiche. Eppure, tutto è partito da lì. Questa storia, voglio dire, ma in un certo senso, anche la storia del mondo è ripartita da qui. Quanti di voi hanno un computer o lo hanno usato ultimamente? Immaginavo. E quanti di voi sanno che cos'è un sistema operativo? Tranquilli, non voglio sapere la definizione. Voglio solo sapere se avete mai sentito la parola sistema operativo. Bene. E quanti di voi sanno chi è Linus Torvalds? Nessuno. Ottimo. Dico davvero, mi sento sollevata. Perché fino a poco tempo fa, neppure io sapevo chi fosse. Una volta qualcuno ha fatto un sogno di un mondo in cui ogni cittadino della Terra avesse libero accesso a tutta la cultura. E una volta questo qualcuno, il sogno, l'ha pure realizzato. Questo qualcuno si chiama Jimmy Wales, ma tutti lo chiamano Jimbo, praticamente da sempre. Praticamente da prima che nascesse, praticamente, i suoi genitori avevano scelto il soprannome prima del nome. Jimbo. Giocare a nascondino mi è sempre piaciuto un sacco. E sapete cosa veramente mi piaceva di quel gioco? Che se anche ti avevano trovato, anche se ti sembrava di aver perso, c'era sempre la possibilità che arrivasse qualcuno di corsa e gridasse: Bomba libera tutti!